Salve a tutti, benvenuti o bentornati nuovamente sul mio canale. Allora, oggi vi volevo proporre un video sui miei prodotti preferiti del momento che sto utilizzando con estremo piacere. Più o meno vi avevo fatto un video simile per quanto riguarda la cura del corpo, i prodotti igiene intima della Omia che sto utilizzando con piacere, che sto quasi terminando. Cosa avevo fatto vedere? Più o meno le creme, queste cose qua, e volevo inserire qualche altra cosina. Fatemi sapere anche sui prodotti make-up. Non ho una grande collezione, però più o meno quello che sto utilizzando oltre la make-up bag, perché la utilizzo veramente con estremo piacere. E infatti oggi ho utilizzato sul viso questa palettina di Astra, che è la più scura, diciamo, questa è la numero 3. Eccolo qua, la numero 3. E sugli occhi, infatti, sono andata semplicemente con l'illuminante, e sulle guance sono andata ad applicare questo blush. Io di solito non ne metto tantissimo. Voglio vedere un attimo sullo specchietto. Sullo specchietto. Sì, si nota, ma in modo più delicato. Io non amo fare le scocchette proprio esagerate, quindi magari in camera si noterà poco, ma è molto molto bello. E una volta, spesso e volentieri, faccio ad esempio dei look anche occhi, applico nella piega dell'occhio questa terra. E illuminante, come appunto l'ho utilizzato anche oggi, ma ho fatto un look molto molto semplice. L'illuminante ovviamente l'ho utilizzato, si può intravedere. E sulle labbra ho utilizzato un rossetto che non so se l'ho posato, è della Kiko, della linea Smart, se non sbaglio è il numero 407. E la cipria non la posso utilizzare perché è troppo rosa per me, cioè vedete, dà proprio sul rosato. Non mi piace tantissimo e quindi non la utilizzo, però questi qui devo dire la verità, più li utilizzo e più me ne innamoro. E eccolo qua, l'avevo messo nella pochettina. Oh, scusatemi, vi ho fatto girare un attimo. Sì, è il numero 407 della linea Smart, questi qui della Kiko. Eccolo qua. E il mio preferito, ovviamente, che ho utilizzato anche oggi è il mascara, questo qui, il Subliminal Mascara volume 2.0, che è semplicemente fantasmagorico. Io adesso non ci sono andata proprio bella bella pesante, però di solito mi piacciono ancora più corpose. Ma detto ciò, andiamo avanti e vi voglio mostrare i prodottini che sto veramente utilizzando e mi stanno piacendo tantissimo. E ad esempio come linea capelli, ho dimenticato di portarlo, però magari io vi lascio una foto, oppure sarebbe praticamente lo shampoo che avete visto nell'ultimo video, penultimo, dello shampoo della pH Bio all'avena, che sto utilizzando tanto in combinazione con questo trattamento intensivo della Sunsilk, liscio perfetto, capelli lisci senza effetto crespo. Volevo prendere anche quello con invece del viola, il colore giallo. Cambia di poco per capelli spenti o sottili. Io l'ho pagato 2 euro, l'ho preso in un negozietto dove rivendono un po' casalinghi, anche un po' di make-up come Astra, come vi dissi l'altra volta. Lo potete trovare 2 euro, 2,30 euro, questo è il prezzo massimo. E questo qui mi sta piacendo tanto. Questo è un formato da 180 ml, infatti già credo di essere arrivata qui, e mi piace tanto, lo sto usando veramente con estremo piacere. È un profumo spettacolare, non mi secca i capelli ovviamente, non me li fa sentire già sporchi da subito. E mi sta piacendo tanto, a parte adesso li devo un po' sistemare perché sono troppo 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 lunghi. E questo è il primo prodottino che mi è piaciuto tantissimo. Andiamo, diciamo così, random. Per quanto riguarda le linee corpo, vabbè, questo qui è un must. Non l'ho iniziato ancora perché io già ne ho utilizzate già due o tre confezioni. Non l'ho iniziato ancora perché sto terminando altri prodottini che li voglio smaltire e ovviamente li voglio togliere di mezzo, sennò è peccato che stanno lì, poi stanno da troppo tempo, e questo veramente è spettacolare. Poi vediamo, ritorniamo, scusatemi, ai capelli.
E ho stato un pochino improvvisato, perdonatemi. Volevo inserirvi questo spray per protettivo per i capelli. Ho anche questo qui di Esmeralda che mi piace tantissimo. Questo è un profumo proprio dolce. Questo qua è più, sembra più un dopobarba. Sì, è un profumo un po' più così e così. E devo dire che sto utilizzando spesso questo qua perché voglio vedere un po'. Questo lo trovai nella beauty box di Look Fantastic. Mi piace tantissimo, devo dire. La stessa cosa, non mi appesantisce nell'uno e nell'altro. Ovviamente questo è un costo di 16,90 per 200 ml, ma vi durerà tantissimo. Questo qui è la confezione piccolina, 60 ml. La grande non me lo ricordo, che vi registra il video, ma non mi ricordo. Basta andare a guardare magari su, questo si chiama Glow Gorgeous, vabbè, ve lo scrivo se mi ricordo. E su Look Fantastic ci stanno tutti i riferimenti, i prezzi, non me lo ricordo proprio sinceramente, ma proprio zero. E poi una new entry che lo tenevo da parte un po' per terminare altri prodottini, e sto parlando di questo balsamo labbra della Glycemil. Questo è un formato da 5,5 ml. Ed è nutriente, appunto, nutriente con biocamomilla, SPF 15 UVA e con glicerina e vitamina E. Mi piace tantissimo. Infatti, non so se si possa vedere, non credo, però mano a mano che lo andate ad applicare sulle labbra si formano dei piccoli granuli. A me non danno problemi, è come se fosse una sorta di scrub, non so come mai, però io l'altra volta lo utilizzai fino all'ultima goccia. L'ho acquistato a 1,80 euro, non di più. Infatti devo andare a prenderne altre due confezioni perché veramente mi sto trovando super super bene e l'ho apprezzato veramente tanto anche per la seconda volta, quindi sono super contenta. Poi andiamo avanti, vediamo prima la parte corpo perché è di meno. Allora, vi volevo rimostrare questa bellissima crema corpo di Dermorevita con bava di lumaca e latte d'asina, mi piace tanto. Questo è un formato da 250 ml e vi volevo chiedere magari se conoscete magari qualche linea EcoBio che abbia un prezzo più contenuto, perché questa qui la presa è 17,50 euro, costa 25, sinceramente. Iniziandola ad usare con più costanza finisce prima e sinceramente spendere una continuazione di questi soldini diventa un pochino impegnativo. E se conoscete un brand, magari qualcosina che sia che non abbia diciamo, componenti all'interno che danno fastidio, ad esempio la paraffina liquida, che comunque è un petrolato, e lo evito a prescindere. Se c'è qualche silicone negli ultimi posti, va bene, me lo faccio andare bene lo stesso. E non so, se no devo andare a fare un giretto della mia zona, il negozietto della mia profumeria, ma che dico? Il negozio EcoBio, negozio bio della mia zona, ce l'ho fatta. E questa qua comunque mi piace tantissimo. Devo andare a vedere se c'è qualcosina che non costi tantissimo. Anche ad esempio, forse Anthos potrebbe andare bene. Questa comunque ve la straconsiglio, mi piace tanto. Questo è un bel flacone. Ho conservato la scatola per farvelo vedere. Qui porta anche tutti gli ingredienti che non si leggeranno mai. E questa qui è la boccettina, e come sto vedendo, contro luce sono arrivata qui. E l'ho utilizzata poco, devo dire. L'ho utilizzata poco. Adesso la sera mi sto impegnando e la sto utilizzando. E l'altra invece, questa qui è la crema colorata, viso e corpo, è un autoabbronzante idratante. Questa qui da 21 euro la pagai 11 euro. Questa è dalle linee L'Arbortois e Brasil, questo qua, questo marchio praticamente. E Brasil non c'è scritto niente, è un prodotto francese, infatti è scritto tutto in francese. E mi piace tanto, questo è in formato da 150 ml, mi piace tanto perché la uso in combinazione. A volte quando anche il viso più, diciamo, non più colorito come prima. Per dare un po' di, ecco, un po' di colorito. Infatti non so se conviene in questo periodo, se sia sprecato, non lo so, però voglio utilizzarla per darmi un'idea, perché ne ho anche un'altra confezione, quindi voglio vedere un pochino se effettivamente mi dà quel colorito in più. Poi, per quanto riguarda sempre il corpo, mi sta presentando anche questo prodotto scrub corpo della Rituals. Questo lo vidi proprio in un video di Francesca Pugliese del canale Il Mondo di Franci, che
che ne parlò. E allora dissi: caspita, lo tengo anche io. Questo qua lo trovai nella Beauty Box di Look Fantastic. Mi piace tantissimo. È proprio una sorta di cremina. Ecco qua, ma proprio una sorta di cremina con dei microgranuli all'interno. Ed è proprio, mamma mia, com'è delicato, bellissimo. Credo che si possa usare anche sul viso, secondo me, non so. Se magari non avete una pelle estremamente delicata, potrebbe fare al caso vostro. Anche la profumazione mi piace tanto, è delicata, veramente delicata. E come invece scrub viso, mi piace questa qui che ve la nomino spesso come, per quanto riguarda il contorno occhi, della Evergeticon, Evergain Tone, dico io, Evergeticon, poi vi lascio il link. Questo scrub viso che ne abbiamo fatta scorta, costano un pochino, questa qua 20 euro, ma la prendiamo tutto a metà prezzo come vi dissi. Questo qua è uno scrub viso, però non ricordo adesso, qua c'è scritto white apricot e orange. Apricot albicocca? Orange, non vi so dire. Credo. Questo è un formato da 50 ml e vedete la consistenza, questa qui è proprio un balsamo, però ne serve veramente poco. Proprio mamma mia, com'è delicato, bellissimo. Vedete, si forma proprio come fosse un olio, bello, veramente. Mamma mia, che profumo! Un profumo spettacolare, è veramente bellissimo. Come anche, infatti, il contorno occhi. Questo qui è un contorno occhi da 26 euro, abbiamo pagato 13 euro ed è questo vasettino qui. Questo è un formato da 25 ml, lo uso tutte le sere. Eccolo qua, vedete? A parte che è un profumo delizioso, delizioso. Mamma mia, spaziale proprio. Io l'ho di solito con l'unghietta, vado per le mani pulite, vado a prelevare leggermente una goccia qui e proprio il mio contorno occhi se lo bevo. Io lo conservo sempre qua dentro per, a parte per ricordarmi se voglio qualche informazione, però mi piace tantissimo perché mi idrata tantissimo. Ah, ecco qui, qua c'è scritto il contorno occhi con all'erbe con estratto di mirto. Vediamo qui se c'è la descrizione. No, qua non c'è, ma credo che sia quella con albicocca e arancia. E questo qui mi piace tantissimo come anche lo scrub viso. Lo scrub viso lo vedo più indicato questa linea, infatti, più per il periodo invernale. Mi piace tantissimo. E un altro contorno occhi che mi piace tantissimo è questo qui di Esmeralda, con una crema anti-age contorno occhi al mirto con acido ialuronico, acmella oleracea. Centella asiatica, caffeina e rosa moschetta, mi piace tanto, il profumo non tantissimo. Questo lo uso prettamente la mattina, questo qui costava 26,90, però è un 30 ml, vedete con la pompetta, io lo uso tutte le mattine perché è molto leggero ed è perfetto per truccarsi anche subito dopo 10 minuti perché il contorno occhi è completamente asciutto, fantastico. Questo lo uso tutte le mattine. E per la mattina, appunto, sto utilizzando, che non ve l'ho fatto ancora vedere, questo prodottino della Clinians. Io sono già arrivata qui. Non mi fa impazzire, sono sincera. L'avevo preso, questo è un gel detergente e anche maschera illuminante, vitamina C più AHA Complex Multi Action. Questo può essere utilizzato un 2 in 1 detergente quotidiano per rimuovere le impurità oppure maschera illuminante per pulizia più profonda. Questo è un formato da 150 ml. Io vorrò prendere anche la versione azzurra per pelli misto grasse e non mi sta dispiacendo. Questo è particolare perché adesso è bloccato, però si gira e si schiaccia, si rigira e si blocca. E non mi sta dispiacendo. Ovviamente sto cercando di non usare il mio amato Jonsek perché non riesco a trovarlo. Anche su Bio Boutique La Rosa Canina è sempre esaurito. Speriamo che ritorni in stock. E questo qui non mi sta dispiacendo, però incuriosita da tante recensioni, ho detto vabbè, fammelo provare, voglio vedere proprio di che cosa stanno parlando. E non è male, però non è che mi faccia impazzire, lo uso la mattina,
alternato ovviamente alla mousse detergente di Esmeralda. Non sto utilizzando ancora i prodotti di Yepoda perché ovviamente, come avete notato, sto cercando di smaltire questi. È inutile che vado a combinare 50.000 prodotti e poi sarei tanto curiosa, però purtroppo non posso ancora utilizzarli perché sennò vanno in scadenza i prodotti. Questo qui non è male, devo dire, però non è il mio prodotto preferito. Io l'ho trovato a 2,30 euro al supermercato 365, mentre in un negozietto dove acquistai questo prodotto di Sunsilk l'ho trovato a 1,80 euro, se non sbaglio. Quindi, però non questo, l'altra versione. Questo non lo so, può darsi pure che gli arriverà. E questa qua anche la mousse, che già sapete che mi piace tantissimo. I prodotti di Esmeralda sono i miei preferiti, come anche il tonico viso che sto utilizzando sia la mattina che la sera. Questo è formato da 200 ml e devo dire che questa è la versione con il tappino, invece c'era l'altra con lo spruzzino. Non capisco perché questa qua come profumazione è molto più delicata, mi piace più l'altra che si sentiva di più, però è una preferenza. Io sento già che sta secondo me qui. Mi piace tanto e la vado a stendere sul palmo della mano, tampono tra le due manine e vado a tamponare direttamente sul viso. E poi procedo ai successivi step. Queste le sto usando e mi stanno piacendo veramente tantissimo. Poi, come crema giorno e crema notte, a crema giorno sono tutte e due di Bottega Verde. Questa qui è quella estratti di bellezza gel crema. Questa è idrata e opacizza pelli miste o grasse. Scusatemi, ma si è staccata la ring light. Eccomi qui. E questa qui la sto utilizzando ovviamente tutti i giorni, però non credo di riacquistarla perché, come vi dissi l'altra volta, al primo posto, oltre all'acqua e la glicerina, all'alcol denaturato. E sinceramente non credo di riacquistarla, però la voglio utilizzare, non mi sta creando fastidio al viso ed è proprio, mamma, un profumo inebriante. La sto utilizzando tutte le mattine, cerco di farvela vedere proprio. È proprio un, ecco, ne prendo un po' in più, è proprio un gel e si assorbe rapidamente. E questa qua la sto utilizzando. Infatti, rispetto all'altra per la notte, la sto cercando di utilizzare, la riesco a utilizzare anche in più quantità perché si assorbe subito. E l'altra invece è questa qui di Bottega Verde all'avena, che l'avete vista anche lo scorso anno. Questi sono per pelli delicati o sensibili. Questi sono il 97% di ingredienti di origine naturale. E mi piace tanto questa crema, non l'avrei mai detta. Questa, vedete, già non è proprio, ha un profumo delicatissimo. E come vi dissi lo scorso anno, che non avrei mai pensato che mi sarebbe piaciuta questa crema perché è corposa. Io, avendo la pelle misto grassa, non avrei mai pensato di poterla usare. Però dopo aver provato quella di Eterea, sinceramente, spendere altri 32 euro per quella crema ottima, assolutamente, che era la bava di lumaca, se non sbaglio, ottima, un po' di raffreddore, scusatemi, però sinceramente spendere altri 32 euro. E avevo questa qui che l'avevo aperta per curiosità, ho detto prima che vada in scadenza fammela usare, e disse vabbè, usiamola. Quando iniziai ad usarla, disse caspita, ma questa non si assorberà mai, dopo un paio d'ore mi tocca il viso asciutto, e da là è stato il mio amore, e quindi ne ho ancora un'altra. E questo fu uno sbaglio, che mia mamma fece un ordine per prendere un siero, prese quattro creme di queste. Una la regalò a mia sorella, infatti sì, mai più, non regalo più nessuno, niente, nessuno. Infatti mi piace tantissimo questa crema, ne ho un'altra ancora, quindi per questo, subito dopo aver aperto questo, mi arrivò i prodotti di Yepoda. E allora dissi, caspiterina, se sapevo non l'aprivo, ma mai a sapere che mi arrivava. Io pensavo che l'ordine fosse andato perso, come vi dissi anche l'altra volta. Però un'altra invece che sto utilizzando, cioè che sto utilizzando e che mi piace, però l'ho accantonata per finire un attimo altri prodotti, è questi qui di Wycon, che appunto gel viso equilibrante con acqua termale, mix di oli vegetali ed estratto di Serenoa per pelli miste con combination skin, vabbè, per pelli miste questa qui. L'avevo un attimo accantonata perché mi era sembrato che mi aveva fatto uscire delle imperfezioni, però la devo riutilizzare appena finisce questa, quindi massimo un paio di settimane, non di più. Ritorno con questa qui e voglio vedere cosa riesco, cosa se è successo qualcosa oppure no.
Invece per la mattina sto ritornando ad utilizzare questo prodotto di natura verde che è la bava di lumache, un siero viso rigenerante intensivo. Scusatemi, la sera, perdonatemi, la sera. Ha sempre la stessa, come quello della Clinense, il stesso click che si gira, ecco, lo girate e si schiaccia, lo rigirate. Questo è proprio come fosse un gel. Ecco qua, vedete, è proprio un gel. E vi dissi in estate che non mi era piaciuto tanto e credo che non sia adatto per il mio tipo di pelle nella bella stagione. In questo periodo, secondo me, è più indicato. Questo è della Natura Verde. Lo acquistai sempre un 50 ml, se non sbaglio, 60. Lo acquistai sulle 365. Vendevano anche la crema viso, però avevo il timore che fosse come questa qui e credo di non sbagliarmi. Magari chi la possiede, la crema, mi faccia sapere. E questa qui la sto utilizzando adesso proprio come siero la sera e poi ci vado con questa cremina. E devo dire che la pelle è asciutta. In estate non mi piaceva perché mi rendeva la pelle troppo troppo luminosa e non mi piaceva, sembrava che la mia pelle fosse grassa da subito e no, non va assolutamente bene. E un altro prodotto che mi piace sempre tanto e che lo voglio terminare per poi riacquistarlo è questo latte olio di Nature Up, credo che si dica così. Questo è un formato da 150 ml. Il profumo deve piacere perché se a mia mamma non piace tantissimo, a me piace moltissimo. Questo è proprio un latte, vedete, è proprio una consistenza in latte. Bellissimo, vedete com'è bello? Mamma, è un profumo delicatissimo, deve piacere. Questo è un detergente idratante, ovviamente non è indicato per andarlo ad applicare vicino agli occhi. Per questo quello di Jones è uno dei miei preferiti. Anche, devo dire che anche questo di Clinience non mi dà fastidio agli occhi, devo dire la verità. Per questo mi è incuriosito anche l'altra versione blu. E questo qui mi piace tanto, soprattutto la sera, perché quando mi sento la pelle magari più secca, più spenta, mi dà proprio quella sferzata di energia e di idratazione, molto delicata. E a base di verbasco del Mediterraneo. A me piace tanto, però vicino agli occhi assolutamente no. Lo sento leggerino, costa sui 15 euro se non sbaglio. Però per quanto mi riguarda ne vale la pena, però anche un toccasana, anche a livello sensoriale. Scusatemi se il video è un po' più lungo, perdonatemi. Volevo inserire anche il make-up, ma per fortuna che non l'ho fatto. Poi vi inserisco random i dischetti della SIEN. Ho provato anche quelli dell'Eurospin, però non lo so, mi sembrano che siano più validi questi qui, al mio parere. Poi mi piacciono tantissimo queste strisce depilatorie viso della Fiore di Magnolia che dovrò andare a fare il baffettino, per fortuna che non si vede. Queste qui mi piacciono tanto. Io invece ho messo una mollettina per chiudere appunto queste qui. Ovviamente queste salviettine, il primo posto c'è la paraffina, però le uso leggermente così poi vado subito a toglierlo con un pannetto. E queste sono le striscioline. Hanno veramente un buon profumo, potete anche non utilizzarlo ovviamente, però a me piacciono, mi piacciono tanto, mi trovo bene anche con quelli dell'Lidl e anche altre, bene o male sono un po' tutti uguali. Poi lo struccante bifasico, questo è quello di Ivrea, l'ho finito, quindi sto utilizzando questo di Bioficina Toscana, questo è spettacolare, bisogna usarne poco perché se ho usato troppo, addio. Ovviamente io lo vado a risciacquare, però è uno dei miei preferiti. Se non erro costa sui 15 euro, ovviamente sono vegani, cruelty free, eccetera, eccetera. Bioficina Toscana è un'ottima linea eco bio, spettacolare, ve la stra consiglio questo qui. E poi questo l'ultimo prodottino credo di aver terminato. Anche i cerottini stavo dimenticando della Clinience, io li ho pagati 2,20 euro, sempre nel negozietto dove vado ad acquistare questi prodottini. Mi piacciono tanto, ho preso anche altri cerotti, però questi qua mi piacciono di più, sinceramente. E l'ultimo prodottino che faccio vedere è questo della Centifolia, che è appunto un esfoliante enzimatico che va a fare appunto varie funzioni. Dice che rimuove l'impurità con delicatezza al 96%, rimuove le cellule morte al 100%, restringe i pori al 74%, purifica al 96%, affina al 91%, illumina al 96%, leviga al 96%, unifica al 96%. E devo dire che dopo un po' di tempo che non l'avevo utilizzato,
Mi sono sentita la pelle proprio più pulita, diversa, l'ho sentita diversa. Gli altri step l'ho fatti come tutte le altre sere, ma questa qui 5 minuti. C'è anche quello di Sephora che mi incuriosisce molto, però voglio un attimo terminare. Questo qua è un formato da 75 ml, l'ho utilizzato verso giugno. Poi vidi un video di Giovanna, del canale Giovanna Lovison, che disse che non può utilizzare questi peeling enzimatici nella bella stagione perché si trova appunto delle varie macchie all'improvviso. Io dissi: caspita, perché mi erano arrivate, sì, ciao, sono arrivate, sono comparse delle macchie sul baffetto, non so come mai, sinceramente, eppure mi sono stata abbastanza attenta. E tu vuoi vedere che magari utilizzandolo un paio di volte questo qui nella bella stagione mi abbia sensibilizzato la zona e quindi abbia sbagliato? Non lo so. Comunque, bene o male, come maschere mi piace questa qui, sempre della Cremeria, che viene utilizzata sia come contorno occhi che su tutto il viso. Però vi devo dire che sono un poco pigra. E poi questi qui che trovate sempre nella beauty box di Look Fantastic, questi sono riutilizzabili. Se non sbaglio sono al bambù. Ma è bellissimo, questo qua è delicato, questo è più delicato, quest'altra parte invece fare più uno scrub, e questo qui invece il silicone è sfoliante, è un pad proprio, è troppo bello che si prende proprio tra le dita e si va a strofinare. L'ho conservato il cartoncino perché mi piace per mostrarvelo, perché è troppo 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 carino e spero che vi sia piaciuto. Se siete arrivati fino alla fine, commentate con un bel cuoricino rosso. Scusatemi per la lunghezza, ma per fortuna non ho inserito anche il make-up, sennò qui facevamo notte. Cerco sempre di restringere i tempi in modo da non annoiarvi troppo, però credo che se ne valsa la pena. Se nel caso vi piace parlare di più di dei prodotti specifici oppure qualcosina che vi interessa di più, fatemi sapere che io vi registro volentieri il video e voglio vedere anche sui prodotti che sto utilizzando che mi stanno tanto piacendo il make-up in questo periodo. E niente, io vi mando un grande bacio anche sui pennelli che mi stanno piacendo tanto. Vi mando un grande bacio e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!